Al convegno a Villa Tornaforte sugli invasi e sulla necessità di trovare delle soluzioni alla siccità che abbiamo vissuto pochi mesi fa c'è anche Carlo Malerba che è promotore di Acqua Futuro. Innanzitutto, che cos'è Acqua Futuro? È un marchio, quindi non è una società, non è un'organizzazione, è un marchio che è stato promosso da me nel 2004, che è un anno importante perché è un anno in cui è stato consegnato alla Regione Piemonte il piano di tutela delle acque. Il piano di tutela delle acque della Regione Piemonte era anche molto ispirato alla direttiva comunitaria 2060, la Water Framework Directive, che stabilisce come le politiche sull'acqua debbano essere improntate anche alla sostenibilità ambientale, una serie di valori, diciamo così. Questo marchio intendeva siglare, diciamo, e confermare questi valori per tutti quei progetti, interventi, iniziative, le politiche stesse che fossero rispondenti a questi criteri della direttiva comunitaria e del piano di tutela della Regione Piemonte. Ecco, noi oggi affrontiamo un tema che ha una radice lontana, quella degli invasi in provincia di Cuneo. Se ne parla da decenni e il risultato non c'è mai stato perché ci sono delle scuole di pensiero diverse. Qualcuno dice che non servono a nulla. Lei su quale piano sta in questo momento? Allora, io sto sul piano per cui gli invasi servono, senz'altro. Sono anche una necessità rispetto alle misure che permettono di governare per quanto possibile il cambiamento climatico con tutto quello che ne consegue, che quest'anno in modo particolare abbiamo visto. Dico anche, non mi piace dire però, dico anche che gli invasi devono essere quelli giusti, fatti in maniera giusta, anche secondo un criterio di rispetto dell'ambiente assolutamente importante, torno un po' al concetto di acqua futuro che dicevo prima, e oggi come oggi un aspetto che considero abbastanza dirompente è che la dimensione degli invasi debba essere non piccolissima perché non servono a nulla, ma nemmeno delle opere faraoniche, in questo modo potendo essere più facilmente compatibili nei territori in cui vengono collocati. E tutto sommato permettendo di ripartire le risorse finanziarie che indubbiamente sono sempre ingenti per costruire delle opere di questo tipo, non solo in un'opera unica, se possibile, ma a beneficio di più parti del territorio. Noi siamo il paese delle emergenze, interveniamo sempre quando la situazione si fa veramente critica. Può essere questo il periodo giusto? E lei ha ragione, la nostra cultura o la nostra non cultura, il nostro forse analfabetismo dal punto di vista delle pianificazioni è proprio quello di non pianificare ma di andare dietro all'emergenza. Quindi sì, sono d'accordo sul individuare questa causa.